Cari amici, City Report, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi. Dove siamo oggi? Campagna, sentiamo cantare il gallo, ma purtroppo, come vedrete nelle immagini, scarichi di ogni tipo, carrelli e tantissime altre cose nell'area del Parco Sud di Via Ripamonti a Milano. Andiamo a vedere che succede. Cari amici, cominciamo proprio bene, siamo appena entrati e guardate cosa c'è qui. Che ci fa? Chi ci vivrà qua dentro? Tra l'altro è ben chiuso e tendenzialmente è negli standard di quelli che consegnano, dei runner che consegnano, soprattutto di alcuni tipi. Ma andiamo a vedere cosa succede in questa proprietà, come vedete alla 73, andiamo a vedere che succede. Siamo entrati, l'aria è anche gradevole, si sentono cantare i galli, ma purtroppo la presenza di occupanti, situazioni di marginalità, chiamiamola così, e di vite vissute alla bella e meglio con la legge che esiste, non esiste, no, forse qui non esiste. Vi facciamo vedere cosa c'è nella prima costruzione qui all'angolo. Gomme, bottiglie di birra, bottiglie di alcolici, insomma, fanno capire che c'è un bel movimento qui. Se poi ci aggiungiamo la borsa di Glovo fuori, abbiamo già capito che cosa e chi frequenta qua. Comunque guardate le immagini, cosa abbiamo trovato. È arrivato il sole, fortunatamente, anche se fa fresco, siamo in una stagione così, c'è anche il lockdown. Come avete visto dentro abbiamo di tutto, dalle biciclette alla pappa dei gatti agli steri, ma non ci stupisce perché dopo ci sarà molto altro in tutta questa area di territorio totalmente dimenticata. E dov'è questa area? Ve la facciamo vedere anche in panoramica. Dove eravamo settimana scorsa? Guardate, ops, grazie a Paolo Rusconi. Via Antegnati, le nuove costruzioni, e noi siamo nel lato opposto della bretella, praticamente a circa 500-600 metri. Ma pensate che possa finire tutto così con City Report? Ma va, ce ne abbiamo ancora qui da vedere. Thank you.
la cappella votiva, dimenticata anche lei come questo pezzo di Milano nell'area del Parco Sud. Ma andiamo a vedere, perché le segnalazioni che abbiamo ricevuto al di là della borsa di Glovo ci dicono che c'era qualche personcina che veniva a pernottare qua. Quindi andiamo a vedere cosa succede in quest'area che, vi ricordo, deve essere demolita, andrebbe ricostruito magari qualcosa di bello, fatta a parco, e invece adesso si vive così. Mi direte voi, così come? Guardate la tettoia, guardate tutto l'ammasso di rovine che c'è, eppure c'è qualcuno che scrive fuck police e vive qui dentro. Guardate i materassi, i tavolini, la bombola del gas. Attento Paolo, metti il piede lì dopo. La bombola del gas. E ci sono dei resti di un piccione che speriamo non sia stato mangiato, insomma, da queste persone. Che, sapendo che qui ogni tanto piove, vedete, spostano i materassi per non farli sporcare. La bombola è piena. Guardate, è piena, fidatevi, è piena. Beh, usciamo, dai. Questo è il laterale della casetta dove stanno vivendo, che forse è la meno peggio poi di quelle che c'è all'interno. Qua ci sono i resti di una sedia. E noi ci chiediamo, ma non c'era già abbastanza cemento, roba buttata qui per mettere pure queste tensostrutture? Vabbè. Vedete, qui ci sono stati dei tentativi, vedete, hanno bucato per crearsi una finestra per dormire all'interno. Ed ecco un'altra struttura che prossimamente sarà occupata, visto che ci sono tutti i segnali. Guardate. Chiave questa qui? No. È stato grigliato. Guardate le bottiglie, questo è il bagno del posto, guardate l'urina.
che i locali non mancano, guardate, c'è anche una donna nuova. Altri bagni. Mattoni che vengono usati per sedersi quando ci sono da aspettare per le cose. Alta. Come vedete c'è ancora il pavimento. Ma ce n'è più di uno. Portiamo a casa. Dopo li buttiamo. Vieni, proseguiamo che c'è un'altra stanza. Bagno. Come la vedi, Paolo? Abbandonata. Però tendenzialmente per alcune persone è ancora vivibile, in quanto vediamo che veramente senza tetto qui dentro si ricovera. Amianto, andiamocene. Beh, direi che possiamo scendere. Scendi pure per primo, perché la scala è solida, però non si sa mai. Qualcuno è inciso il suo nome sul cemento. Cadil. Gadril. Insomma, qualcosa del genere. Vabbè, questa è la nota di colore di questa costruzione che vi facciamo vedere. Si è aperta, totalmente visibile. C'è anche il pangrattato qui. Possiamo andare. Ok, ma oltre che le case al pian terreno poteva mancare l'occupazione nei piani alti, furbesca come sono capaci certi personaggi. Andiamo a vedere come fanno entrare. Come vedete non c'è nessun ostacolo qui per arrivare. È stato montato anche un gradino. Fermati lì. La rete per impedire di salire gli altri. E la scaletta. Torniamo, va bene così. Direi che per oggi la fermiamo qui, anche perché questa scala, salire su in queste condizioni qui, non è in sicurezza. E come sempre vi dico, noi non siamo la polizia. Stiamo segnalando, segnaliamo bene, ma ci va bene così. Andiamo avanti verso l'uscita.
e anche per oggi questo sopralluogo sulla Milano Sud, quella abbandonata, quella da riqualificare, ve lo abbiamo fatto vedere. Sono tutto sporco, fortunatamente non vedete il camera perché anche lui non è pulitissimo, e ci vediamo la prossima settimana. Seguiteci, City Report.